Un consiglio comunale aperto dedicato ai ragazzi delle medie Redi e Granacci che hanno partecipato al viaggio della memoria nei campi di concentramento di Austria ed Italia, un'occasione di confronto su una delle più grandi piaghe della coscienza umana. Studiare sui libri di scuola è importante, è fondamentale, però visitare, toccare con mano, camminare sui luoghi, sullo stesso suolo in cui hanno camminato persone che hanno in prima persona subito il dramma dell'Olocausto è un modo molto forte per capire cosa realmente è accaduto. Andare lì, toccare con mano, ricercarsi fra i tantissimi nomi che ci sono come deportato, insomma, ti dà il senso veramente di quello che è stata questa brutta storia che si spera non si ripeta mai più. È così che morì mia sorella. Mio marito, Stefan, riuscì a fuggire. Questi sono ragazzi di una generazione lontana da quei fatti, ma che vivono in un momento storico dove guerra, confini e violenza sono parole terribilmente attuali. Il campo di concentramento, il lager dello sterminio, non è frutto di pazzia, è frutto di una scelta razionale, non solo di un leader politico, ma di un paese, di un sistema politico. Rendersi conto di questa razionalità credo sia uno degli elementi più scandalosi con cui i nostri ragazzi devono fare i conti. Dalla lotta per la libertà alla nascita della Costituzione, un coinvolgente momento di riflessione sui diritti umani e sulla lotta partigiana. Trovarono queste risorse evidentemente in un senso quasi soprannaturale di percepire che facciamo parte dello stesso destino e che è quindi un'anomalia, per quanto ricorrente ahimè nella storia umana, il fatto che qualcuno voglia, pretenda di contare, di esercitare il proprio potere su altri uomini o un popolo su altri popoli. Il sindaco ed i consiglieri comunali hanno donato ad alcuni neomaggiorenni copia della Costituzione. Si celebrano infatti quest'anno i 70 anni della legge fondamentale dello Stato italiano. Farli sentire a tutti gli effetti, in qualche modo non soltanto responsabili cittadini italiani, ma in qualche modo anche testimoni di quella che è stata la storia della nostra Repubblica e quelle che sono state le pagine di grande storia, di grande coraggio che hanno portato poi nel 47-48 alla costruzione della nostra Costituzione italiana, che anche oggi rappresenta, forse oggi più che mai, rappresenta un faro per le nostre istituzioni e per la Repubblica italiana.